No, volevo un po' sapere, dato che è un po' nuova come cosa, proprio. Allora, niente, sono combattimenti, Ultimate Fight Club vuole tutto tranne armi, senza armi, quindi mani nude, chi resta in piedi vince, no? Salve, Buongiorno. Siamo. E l'orario lo Però sai? 9:30, 9:30. Quando è che vieni a spillarmi un po' di soldi, eh? Vedi, domanissimo. Io? Quando voglio? Per ora è ancora Lo voglio niente, Fla. dai, vogliamo fare una bella scommessina? Che ci sta? Stavolta mi fai fregare, dai. Ci sono quelle di Serie A di domani. Però vinci un premio di 40.000 dollari, un sconto di 10% sull'arma e forse una mutina, non Raga, so. quando faccio scommesse non posso dire la chat, eh. Tanto ve le leggo dopo. Però Roma Bologna in Milan League. Di 10.000 euro Allora, aspetta. buono, vabbè, Cosa vuoi giocare, detto? Roma Bologna? oh, ma che ne so, ma gioca sulla Roma, no, in Milan Ah sì, dai. League. Alza un po' la voce. Sì, contami cosa stai Dicevo, facendo. Gioca sulla Roma o sul Ok. derby? No, che Di merda. nulla, di nulla. Che merda, non lo so. Ciao, Vediamo un po'. ragazzi. Poi sta C'è Torino Sassuolo Lecce. Lecce, Torino Frosinone, Salernitana Fiorentina, Monza Atalanta, Roma Bologna. Poi il derby, tutte Ma altre sono ragazzi. partite. Dimmi. Non lo so. Pensa, pensa. Ma tutto a posto. Ma possono fare neanche i combinati solo Certo, un certo. gol. Sì, gol, quelle cose lì. Invece le slot quando le abilita? Le Come? slot quelle lì. Slot non vanno. Ora forse arriva il casino in città, vediamo. Localino così a casino. No, no, non lo facciamo noi, però so che arriva. Noi manteniamo il betting, non ci interessa il casinò. Chi l'ha detto che arriva a casino? Ma non ti preoccupare, potrebbe esserci un'uscita, potrebbe arrivare, dico. Cioè, si sente parlare di un po' di movimento in città. Quello potrebbe essere un movimento. Ah, è più interessato, perché invece che venire in un posticino così piccolo, Ma poi ci va sì, direttamente lì. sì, se mi propongono qualcosa volentieri. Però vabbè, anche di qui si lavora bene per ora. Si paga poco d'affitto, capito? Quanto paga l'affitto? Paghiamo poco. Non si può sapere. È della finanza lei? No, vabbè, volevo sapere che cazzo mi avevi con un distintivo. No, 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 Non no. c'ho un cazzo. Dai, dimmi un po', segui per la bolletta che abbiamo un po' da fare oggi. Ma bollette non ne pago io. Non le paghi? Che fai in città te intanto? Cazzo. Niente? Un cazzo. Ah, chi è? Mi vuoi avere qui sì? No, 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 era per sapere. Ah, fa il signore, va, intanto queste No, no, qui è cose. lui è con No, me. sto con lui. Sicurezza. Sicurezza. La sicurezza è vestito così. No, se vuoi mi cambio, mi metto la divisa, non ci sono problemi. Beh, la sicurezza se sta in Aspetta, locale aspetta. aperto. Aspetta. Che cazzo di sicurezza è? Ah, no. Io esco, non mi sento sicuro qui allora. Quindi niente bolletta? Io ho Dai. detto che le bollette non le pago io. Dai, se devi fare la scommessa veloce, ci abbiamo da fare, ti ho detto. Che mi fa? Vuoi Adesso che scommettere giorno qui qualcosa sta, o immagino. Non lo so, non lo so. no? Ragiona. Guarda, 2 minuti te li do di ragionare. Poi La dopo ce la Madonna, fare. no, dopo. Dai, ci sono delle partite da fare, vedi un po'. Ma lei c'è quella pistola? No, non ti interessa questo. chiedo sicurezza, è una domanda. Sicurezza, mi porti fuori il Va signore. bene. Non mi toccare. Salve, buonasera. Buonasera, Gennaro, fate uscire il Che signore, vai. è successo? Vai, vai, vai. Ci fa perdere tempo con le scommesse. Il direttore, hai sentito? Che hai fatto? Signore, cosa facciamo quindi? Aia, aia. Non me. Io non posso nemmeno pensare in santa pace. Allora, se lei è qui per scommettere, se no ci fa perdere Ma tempo, le ho abbiamo da detto, mi fare. faccia pensare. Ma pensi prima di venire qua, no? La prossima volta, va bene, dai, guarda bene Ah, perché? l'applicativo. Ah, perché io non posso stare tranquillamente qui dentro per Sì, pensare? certo. E allora? Madre di cazzo. Vada fuori, pensi fuori. Muovere il linguaggio. Testa di cazzo, sali in macchina, alza le mani. Fatto bene, ha fatto bene. Ha fatto bene, ha fatto bene.
Ci faceva perdere solo tempo, vai. Che è successo? Vai, perquisiscilo, porta. Cosa c'ha addosso? Vedi un po'. Di cazzo. Parla meglio la prossima volta. Lascia un attimo a terra, voglio perquisirlo. Non tocco nulla, voglio solo vedere. Allora, sigarette, un po' di cibo, delle manette. Vabbè, una sigaretta gliela prendiamo, va. Eccola qua. Il resto gli lasciamo tutto. Le manette. Le manette c'ha anche. Allora, cosa facciamo? Lo buttiamo in un bidone? Mettetelo un po' lontano da qui, se no dicono cos'è successo qua, che come se avessimo visto qualcosa. Mettetelo dove non lo vediamo, davanti all'agenzia. Buttatelo un po' a sinistra, a destra, basta se non è davanti all'agenzia. Vale. Ax, che ne pensi quel tizio? Ci faceva perdere tempo e basta, no? Johnny, ti sento basso. Aspetta. Dimmi un po', mi senti ora? Sì, c'è modo di vedere il documento di quel tizio là? Puoi andarlo a vedere? C'è una domanda. Io? Sì, vai a vedere se si vede il documento. Fammi sapere come si chiama, almeno la prossima volta so chi è. Alex, com'è? Ma è un coglione proprio quello, mamma mia. Ah, ci ha fatto perdere tempo, io ho pazienza e tutto. Poi nel momento che va via, quello gli ha detto di fermarsi, non si è fermato. Ah sì. Come si chiama, l'hai visto? Forse ha detto Jenny, Gennaro, che non ce l'ha. Ok. Non ha il documento? Non so, ti ho mostrato a te. Vedi un po'. Fammi un po' vedere. Vabbè, basta e mi dici come si chiama. Non lo so, io non lo posso vedere. Ma il documento l'hai visto? Metto un suo foglio a te. Io c'ho il 10, se vuoi darmelo dopo glielo rendo. Ok, do un'occhiata. Stai mostrando il documento. Ah, ok. Non vedete nulla, vero? No, io no. O gli rimetto il documento addosso, lo spostiamo di qui però. Non alza, non ha le mani alzate, non è ammanettato. Ce la fate a ammanettarlo un attimo questo? Io non c'ho le mani. Vabbè, gli lascio il documento qui a terra. È un problema allora. Vai, io ho lasciato il documento qui a terra. Cazzo. Però non vorrei che si perdesse. Prendi una macchina della strada, ci mettiamo gli mettiamo il documento in macchina. Prova a vedere se riesce a ritaglio. Dobbiamo manettarlo. Oddio, avrei le fascette. Gennaccio, ho le fascette nell'inventario, se vuoi andare a prendere. L'inventario dell'agenzia. Io sto mettendo addosso. C'è fatta? Ok. Sì. Come hai fatto? Perquisito. Ho fatto anch'io, perquisisci, ma. Boh. Strano, boh. La macchina sua che c'ha? Niente. No, no, niente. Gli ho fatto una foto alla targa per sicurezza. Bravissimo, bravissimo. Sapere. Poi girala nel gruppo privato la foto, casomai. Sì, sì. Ma devi allontanarlo e usarlo solo, se no non lo vedi tu il documento, portarla, capisco. Lì. Ok. Comunque bastava, dovevamo allontanarci per vedere il documento. Comunque bene, dai, buono. Allora, qui siamo a posto. Abbiamo fatto tutto. Andiamo a vedere dei grimaldelli, se ne dovremmo prendere. Te ce l'hai già il tuo vestitino? Ah, Frank, comunque... Il tipo che è venuto con la moto nera e la flag bianca, giusto? Sì. Aveva la moto nera. Con la flag bianca aveva la moto nera e non me lo ricordo. Non lo ricordo. Vabbè, Perché? Ha fatto una rapina a Gennaro, vabbè, niente.
Ah, rapinato Gennaro? No, Gennaro. Vabbè, rapino no, perché dobbiamo fare una rapina per negoziare. Ce l'hai ancora il ferro con te? Ferro. Sì. Ok. Prova a chiamare uno. Vabbè, oh, andiamo in quella zona, se no. Servono dei grimaldelli. Sì, andiamo lì, andiamo lì, andiamo lì. È meglio, mi sa. Se vuoi chiamo un attimo al telefono, sento anch'io. Vedo se c'è qualcuno. Prova. Ah, c'è il numero di Vin, vediamo. Vin l'hai provato a chiamare. Chi è Vin? Aspetta, fammi provare a chiamare Vin. Io ho un numero di un certo T, dei bianchi. Segreteria telefonica. Oh, di all'ambulanza che stavamo per chiamarla, abbiamo visto il corpo a terra. Di, abbiamo visto il corpo da poco. Si vede di qui il corpo. Ma non lo so, sai. No, non l'abbiamo visto, non l'abbiamo neanche visto. È però sparato, quindi il colpo l'abbiamo sentito sicuro. E ci stavamo per chiamare. Andatela a dirgli che abbiamo sentito sparare e abbiamo visto un corpo a terra.